Da oggi tamponi in via Castelnuovo per i prenotati. Questa mattina ha riaperto il centro nell'area dell'ex ospedale psichiatrico di Como. Tutti i pazienti che hanno fissato un appuntamento per il test dovranno presentarsi in questa sede. Solo le persone con la prenotazione saranno accettate. Restano attivi anche gli altri centri per i test. Il punto tamponi di via Napoleona sarà aperto dalle 9.30 alle 12 da lunedì al venerdì. Il punto tamponi di Cantù è attivo da lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 15.30, il sabato e la domenica dalle 8 alle 13, quello di Menaggio da lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 e quello di Olgiate Comasco martedì dalle 14.30 alle 16.30. È possibile l'autopresentazione per le persone con sintomi, con la ricetta del medico di medicina generale, del pediatra o del medico di continuità assistenziale. Possono accedere poi i pazienti alla fine dell'isolamento presentando il provvedimento dell'ATS e le persone a fine quarantena perché rientrate dall'estero. Non è possibile l'autopresentazione senza ricetta. In base alle nuove disposizioni regionali del 5 gennaio scorso, per la fine della quarantena per i contatti stretti con un positivo e anche per la fine dell'isolamento per i pazienti Covid, è possibile effettuare un test antigenico rapido in farmacia. Il costo in questo caso è a carico di Regione Lombardia. Il cittadino deve presentare il provvedimento dell'ATS e verificare con la farmacia prescelta se è necessaria la prenotazione. L'elenco delle farmacie che effettuano il servizio è disponibile sul sito di Federpharma Farmacia Aperta o tramite l'app Farmacia Aperta. Per i tamponi a pagamento per le persone che decidono autonomamente di effettuare il test è obbligatoria la prenotazione attraverso il servizio online Zero Coda.